Namaste, namaste a tutti e benvenuti a questa nuova lezione di yoga dedicata alla leggerezza. Quindi è appena iniziata la primavera, ma comunque va bene in ogni stagione dell'anno. Andremo ad attivare le gambe e soprattutto in maniera molto funzionale, quindi gamba in alto e testa in basso. Quindi cercheremo di aiutare la nostra circolazione e soprattutto cambiarla un pochino, insomma adesso vedrete e praticherete con me. Prima di tutto iniziamo a scaldare l'energia che è tra i palmi delle nostre mani, dove troviamo dei chakra. Li chiamano chakra secondari, ma sono molto importanti. Sono dei chakra curativi, ognuno di noi lo ha. E dovremo imparare a sentirci un po' di più. Portiamo le mani al petto in preghiera, cerchiamo di connetterci col momento presente, di portare pace, di portare connessione con la nostra vera essenza. Ombelico alla colonna, petto aperto, il mento che guarda verso il petto, occhi chiusi. Iniziamo a respirare in maniera profonda e cosciente. Il prana che entra nel nostro corpo attraverso i polmoni, questa energia vitale che arriva ad ogni cellula del nostro corpo. E in piena connessione cantiamo il nostro Om, il mantra che ci connette al tutto, ed è come se cercassimo di risuonare e quindi di metterci in quella vibrazione. Noi siamo vibrazione, siamo energia. Inspiro, espiro. Inspiro per cantare. Rimaniamo ancora un momento qui, con gli occhi chiusi, portiamo i palmi alle ginocchia, apriamo gli occhi e iniziamo a fare. Faremo proprio 2 minuti di questa respirazione che poi faremo anche alla fine, che dona grande leggerezza, un pranayama che adoro, si chiama Shita di Shitali, che dir si voglia in sanscrito, e l'abbiamo fatto in altre lezioni, ma in questo caso andremo proprio a lavorare sulla freschezza dell'aria che entra nel nostro corpo e che poi fuoriesce calda. Lo faremo in questo modo, con la bocca inspiriamo, risucchiamo luce, energia vitale e freschezza che andrà ovviamente a temprare il nostro corpo. Una respirazione che è perfetta anche ad agosto quando c'è molto caldo, e poi espiriamo dal naso. Teniamo magari gli occhi chiusi, siamo sempre in connessione, quindi proviamo a farci 2 minuti così. Iniziamo, inspiriamo dalla bocca. Espiriamo dal naso e portiamo fuori l'aria calda, quello che non serve, alleggeriamo. Inspiro dalla bocca, se non riuscite a fare geneticamente ecco questo arrotolamento della bocca, potete stare con la bocca un pochino aperta e fare proprio un risucchio. Espiro dal naso. Inspiro dalla bocca. Espiro dal naso. Portiamo l'intenzione. L'intenzione è tutto. Muove la nostra vita. L'intenzione di leggerezza. Lasciamo andare i pesi. Espiriamo dal naso. Inspiro.
Espiro dal naso. Inspiro dalla bocca. Espiro dal naso. Lasciamo andare. Inspiro dalla bocca. Espiro dal naso. Facciamo un ultimo. Espiro dal naso. Iniziamo subito a fare dei cerchi sufi, giusto per sbloccare un po' la colonna vertebrale. Sono dei cerchi nella schiena, prima da un lato e poi dall'altro, cercando di visualizzare proprio la nostra colonna vertebrale, di andare a sbloccare e rompere i cristalli che il nostro corpo crea con lo stress, le paure, le ansie. Andiamo a sbloccare bene la lombare e facciamo tutto dall'altra parte. Cerchiamo di inspirare quando siamo in avanti e espiriamo dietro, un cerchio che può diventare sempre più ampio. Cerchiamo di sbloccare anche il collo, fermiamo la posizione e portiamo la guancia sinistra alla spalla sinistra. Inspiro in avanti, espiro dietro. Questi esercizi sono esercizi di warm up che sembrano non servire a nulla e invece sono basilari per preparare il nostro corpo alla pratica. E facciamo tutto dall'altra parte. Inspiro avanti, espiro indietro. Io sto facendo anche molto veloce, potete farli molto più piano. E da qui inspiro, braccia in su, espiro, scendo. Possiamo espirare con la bocca aperta. L'ultimo. Da qui ci portiamo in quadrupedia, facciamo giusto un secondo di child pose con la fronte a terra e andiamo a lavorare bene danzando sull'apertura proprio delle anche, lasciando andare la fronte a terra. Inspiro, espiro, dinamico, per poi fermare la posizione e portarci in piedi, fronte mat. Inspiro, saluto il sole A, espiro, scendo. Inspiro, guardo in avanti. Espiro, saltino doppio passo che ci porta al chaturanga. Inspiro, cobra. Espiro, cane testa in giù. Rimaniamo, ci godiamo questo primo cane. Riusciamo, cane testa in giù, ad aprire bene le anche. Piccoli passetti. Da qui saltino doppio passo che ci portano ad Ardha Uttanasana. Uttanasana, scendo, inspiro, salgo in Samasthiti. Facciamo un'altra volta. Inspiro come se fossero delle ali le nostre mani, le nostre braccia. Espiro, scendo. Inspiro, Ardha Uttanasana. Espiro, saltino doppio passo, Chaturanga. Inspiro, cane a testa in su, espiro, cane a testa in giù. Rimango 5 respiri, se volete potete muovere la posizione o rimanere fermi. Possiamo tenerlo anche con le ginocchia piegate. La cosa più importante è
andare a stretchare la schiena con le spalle ruotate esternamente. Inspiro, espiro, rimango. Poi saremo a 3 e 4. Inspiro, espiro, torno. Saltino doppio passo, ardha uttanasana, uttanasana, scendo. Inspiro, le mie ali si espandono, espiro, scendo. Da qui facciamo dei saluti a sole B con una piccola variazione in warrior e andiamo, cominciamo a lavorare bene sulle gambe. Quindi inspiro, arco, espiro, scendo. Gamba destra indietro, guardo in avanti il corridore. Espiro, scendo. Cane in 8 appoggi, guardo in avanti. Onda che ci porta nel cobra. E da qui, cane a testa in giù. Porto il piede sinistro in avanti, corridore, guardo in avanti. Espiro, torno. Inspiro. In arco e torno nella posizione iniziale. Facciamo tutto dall'altra parte. Espiro, scendo. Piede sinistro indietro, corridore, guardo in avanti. Espiro. Cane a testa in giù, cane in 8 appoggi. Onda che ci porta nel cobra. Espiro, torno. Gamba destra in avanti. Guardo in avanti col corridore, espiro, uttanasana, inspiro, ci inarchiamo. Da qui inizia il nostro allenamento, quindi saluto a sole A che ci porterà poi a sederci. Inspiro, apro, espiro, scendo, uttanasana. Inspiro, ardha uttanasana, espiro, saltino doppio passo che ci porta in chaturanga. Inspiro, cane a testa in su, espiro, cane a testa in giù. Da qui saltino che ci porta a sederci, paduttanasana. Cerchiamo di lavorare bene sullo stretching delle gambe, eh? Mi basta questo, non voglio niente di più. Dobbiamo lavorare con la lombare, anche a me fanno malissimo in questo momento, poi dipende dai giorni, dalla temperatura. Quindi iniziamo proprio a lavorare sulla catena cinetica dietro delle gambe. Inspiro, espiro, scendo. Rimango così. Inspiro, espiro, scendo un altro po'. Se riusciamo andiamo a prendere le dita dei piedi, l'alluce. Inspiro, espiro, scendo. Espiro, questo stretching potente sta andando veramente ad aiutare la nostra circolazione. Andiamo a ossigenare i muscoli e ad aiutare anche la fascia dei muscoli, che è colei che contiene tutti i muscoli del nostro corpo. Da qui proviamo a portare la fronte alle ginocchia e andare nel twist. L'abbiamo fatto altre volte, a grande apertura della spalla sinistra, la mano destra è all'esterno del piede sinistro. Inspiro, guardo dietro, espiro, inspiro, espiro, rimango, inspiro, espiro, scendo. Vado a incrociare le mani, proviamo a rientrare nel nostro padottanasana di prima e da qui con la fronte bassa proviamo l'apertura. Andiamo a prendere con la mano destra quello che riusciamo, interno coscia sinistro, e guardiamo indietro. Bellissimo anche questo twist, non così profondo ma sicuramente molto molto utile. E da qui, senza fare niente, vabbè, io dovrò spostare un po' il gluteo, però potete farlo anche senza spostarvi. Proviamo a entrare in Alasana. Grande, grandissima posizione, soprattutto per le gambe. Andiamo a alleggerire la lombare.
Ovviamente siamo un tutt'uno, quindi anche la pesantezza delle gambe dipende tantissimo dalle anche, dallo psoas e da tutti i muscoli che abbiamo proprio in questa parte, no? Davanti, proprio l'attaccatura della coscia. Proviamo a rimanere nella posizione, se sentite tanto dolore potete piegare un pochino le ginocchia, magari andare anche un po' in apertura. Se invece riuscite, provate ad appoggiare le dita dei piedi dalla parte, nella parte alta, e cercare proprio di srotolarvi in avanti e rimanere un attimo. La nostra prima inversione, stiamo lavorando proprio sulla circolazione, come dicevamo prima, sulla leggerezza delle gambe. Da qui proviamo a aprire, senza prendere la candela magari, ecco, la spostiamo coi piedi che ormai sono prensili. Perfetto. Andiamo a lavorare anche sull'apertura in questo senso. E proviamo a portare il piede sinistro così, strisciando a terra, a destra. Twist, anche in questo caso. Se volete potete provare a piegare le ginocchia, portare la mano destra in appoggio sul fianco destro, appoggiare le ginocchia a terra ed aprire la mano sinistra verso sinistro, ovviamente verso il fianco in apertura. Rimaniamo 5 respiri. Stiamo andando a strizzare il nostro corpo come se fosse uno straccio, per andare proprio a liberarlo di quello che non serve. Andiamo a drenare proprio all'interno tutti gli organi, e ovviamente le gambe poi saranno molto più leggere. Dopo aver fatto 5 respiri, torniamo in apertura con la gamba sinistra e proviamo a fare tutto dall'altra parte. Quindi mano sul fianco, cerco l'appoggio delle ginocchia e vado in twist. Vedete quanto serve questa mano proprio in appoggio? Cercate voi il punto giusto, di solito per me è proprio l'anca. Il fianco proprio. 5 respiri anche qui, di grande rilascio, eh? Io adoro stare in queste posizioni, faremo tutto invertite. 4, 5. Da qui proviamo, proviamo a salire con la gamba destra, portare la mano destra in appoggio della lombare, la sinistra pure, cerchiamo di portare le scapole vicine e proviamo a salire anche con la gamba sinistra. Candela, una delle inversioni più famose e più utili, soprattutto se non riuscite a fare Sirsasana e insomma altre invertite più difficili. Quindi questa è basilare proprio in ogni sequenza. Rimaniamo 5 respiri. Guardatevi la punta dei piedi. Più è dritta meglio è. Diciamo che le spalle dovrebbero essere alla stessa altezza dei piedi e viceversa. Se non riuscite, va bene anche questa posizione, eh? Cioè, comunque è già un inversion. Dopo aver fatto 5 respiri belli profondi, proviamo a scendere con la gamba destra e toccare, se riusciamo, il pavimento. E rimaniamo. Un bello stretching con inversion, quindi abbiamo proprio due elementi basilari per la circolazione. Tre, quattro,
5. Da qui risolleviamo la gamba destra e scendiamo con la gamba sinistra. Se riusciamo andiamo a toccare terra. Inspiro, espiro. 1, 2, 3, 4, 5. Risolleviamo la gamba, proviamo a scendere con la schiena, srotolando una vertebra alla volta, tenendo i palmi a terra, spingendo coi palmi contro il mat e portando le gambe a 90 gradi. Da qui proviamo a muovere un po' le caviglie, anche qui a rompere i cristalli, come li definiscono in tanti, i ristagni, prima da un lato, poi dall'altro. Apriamo anche le gambe e le chiudiamo. Apro, chiudo. Portiamo le mani sotto i glutei, facciamo 5 volte questo esercizio, quindi arriviamo proprio quasi a toccare terra e saliamo. Andiamo a lavorare un po' con l'addominale per portare anche lì sangue, ossigeno. Inspiro quando salgo, espiro quando scendo. Espiro, espiro, scendo. Inspiro, espiro, scendo. Rimaniamo giù. Facciamo lo stiramento del gatto. Gamba destra al petto. Portiamo il ginocchio destro verso sinistra, spingiamo con la mano sinistra il ginocchio destro a terra e guardiamo con lo sguardo destra, e la spalla destra dovrebbe rimanere attaccata al mat. Anche qui rimaniamo per uno o due respiri e poi rifacciamo tutto dall'altra parte. Ah. Andiamo a sbloccare la schiena, twist, anche questi sono esercizi basilari proprio, soprattutto alla fine di una pratica. Facciamo tutto dall'altra parte, questi li potete fare anche 5 volte per lato. Dopodiché andremo a rollare sulla schiena per aiutare bene anche la circolazione. In questo modo, fronte alle ginocchia, senza toccare con i piedi a terra. Rimaniamo. L'ultimo. Stop. Da qui facciamo proprio le ultime due asana, che a me piacciono tantissimo perché mi aiutano tantissimo proprio sul rilascio, mi aiutano a alleggerire molto le gambe. Sto parlando del ciabattino A e B, quindi inspiro, scendo con la schiena bella dritta, quello che riusciamo. Se avete bisogno anche i gomiti possono aiutare le ginocchia a scendere. Dopo 4-5 respiri, proviamo a scendere con la fronte
ai piedi e ci verrà molto naturale anche entrare nel diamante spostando i glutei dietro, andando a mettere, andando a passare con le mani sotto le caviglie, prendendo i piedi e andando ad abbandonare la fronte ai piedi. Anche qui per me è un grande rilascio delle anche, quindi ovviamente stiamo lavorando sulla leggerezza, sul lasciare andare. Oggi non faremo Shavasana, quindi penso che questa posizione sia veramente molto riposante, quindi possiamo mantenerla per un pochino di più. Se volete fare Shavasana potete farlo anche adesso, in completo abbandono. Sentitevi liberi di ascoltare il vostro corpo. Poi ci risolleviamo e proviamo a concludere questa sequenza con il respiro iniziale. Quindi loto, mezzo loto, insomma quello che riuscite a tenere. Proviamo a tornare a quella concentrazione, a quell'intenzione e proviamo a fare proprio altri 2 minuti di questa respirazione. Quindi espiro dal naso. Insieme, partiamo adesso. Facciamo entrare la leggerezza, facciamo uscire la pesantezza. Potete anche immaginarvi di risucchiare la luce, e quindi questo colore oro, no? Brillante, e tutte le volte che espiriamo dal naso buttiamo fuori come una nube grigia, di paure, di ansie, di tutto quello che rimane dentro, di rabbia. Somatizziamo tutto, quindi anche semplicemente quando siamo in macchina e magari ci arrabbiamo con chi è davanti a noi o perché c'è troppo traffico, quindi tutto somatizziamo e dobbiamo trovare un modo, e lo yoga è sicuramente, il pranayama che stiamo facendo e il pranayama in generale sono sicuramente un ottimo rimedio per staccare un po' di cose che rimangono dentro, anche se non vogliamo, anche se pensiamo che non sia così, è così. Quindi lo facciamo per un altro minutino. Inspiro dalla bocca. Espiro dal naso. La nube grigia che esce, visualizziamola. Inspiro luce dalla bocca. Facciamo un'ultima volta. Espiro dal naso. Andiamo a scaldare i palmi e la loro energia, come abbiamo fatto all'inizio, e portiamo questa energia agli occhi e al terzo occhio. Lo rifacciamo e andiamo al cuore. Mano sinistra, mano destra sopra. E da qui cantiamo il nostro Om Shanti Shanti, che vuol dire pace. Inspiro, espiro. Inspiro per cantare. Oh. Om Shanti Shanti.
Shanti, Shanti. Vaheguru, Shikakasa, Vaheguru, Shikifate. Namaste. Alla prossima.